Parlare di storia e storiografia locale di Amaroni. Valle Fiorita, Girifalco, Cortale, Squillace. Professore Truglia, innanzitutto buonasera. Siamo qui per chiarire al meglio una situazione che si è verificata oggi sul territorio del comune di Amaroni. Sono state rinvenute alla luce delle mura perimetrali di una abbazia dedicata a San Nicola. Ecco, lei è stato uno storico, nonché anche un giornalista nel merito e autore di diversi libri. Quindi il chiarimento che lei dovrà dare è in base, alle semplici domande un po' fatte con tante di ignoranza, potrebbe essere questa. Lei conosce bene il luogo di Amaroni? Ti ringrazio l'amico Gerardo che mi ha voluto intervistare su questo argomento perché mi sta molto a cuore. Prima ti dirò questo, che ho pubblicato un volume su Amaroni e su questa abbazia nel lontano 2006. Allora nessuno sapeva niente di questa abbazia e io ho fatto questo volume e ho chiarito alcune cose. E sono pronto a rispondere a tutte le domande che mi vorrei fare perché conosco molto molto bene l'argomento e perché l'ho studiato e perché sono vissuto 20 anni nel comune di Amaroni. Sì, non è semplice perché è un problema abbastanza delicato. Siamo stati presenti con il professor Lorenzo Satanassi, nonché con un'altra archeologa, dove un po' ci siamo avventurati a descrivere una storia passata. Lei ha certamente conoscenza storica in quanto ha studiato il posto. Ecco, a lei la parola per descrivere meglio questa località. Allora, dove siete stati voi? In effetti c'è l'abbazia di San Nicola dei Maioli, che è sulla sponda sinistra, come si arriva da Amaroni, sulla sponda del fiume Alessi. E qua noi abbiamo individuato nel 2006, come dicevo prima, questa abbazia di San Nicola dei Maioli. Però devo precisarti alcune cose. A Maioli ancora nessuno sapeva niente che cosa significasse Maioli. Maioli non significa altro che tralce della vita che si innesta. E ancora ci sono delle testimonianze qua sotto. Qua c'è un'edicola della Pietà, ancora, che è stata restaurata. Solo l'edicola e delle vecchie mura perimetrali, che sono senz'altro di sicuro questo dell'abbazia di San Nicola dei Maioli. È un'abbazia basiliana, sorta, io dico, intorno al 1000, ed è stata data da Ruggero Normanno a questo santo, San Luca, sicuramente per dei servizi che ha fatto questo santo nei confronti di Ruggero Normanno. E questo per ingraziarsi e per accaparrarsi un po', tutti questi personaggi della storia, questi personaggi che erano delle personalità del luogo, facevano delle donazioni. E per questo, perché io sono sicuro? Perché le donazioni e le terre che appartenevano a San Nicola dei Maioli andavano oltre Amaroni e addirittura aveva dei territori anche a Isola Capo Rizzuto, Cortale, Valle Fiorita, Girifalco. Per cui non possiamo pensare che il territorio di Amaroni, così un paesetto piccolo, poteva avere queste terre se qualcuno gliele avesse date. Bene, professore, andiamo per ordine. Sì. Abbiamo il nome di San Nicola attribuito a un monastero, a una chiesa, a che cosa? All'abbazia allora, di San Nicola. Bene, allora abbiamo questa abbazia nomata San Nicola dei Maioli. Ecco, chi è San Nicola? San chi Nicola, era? Questo sicuramente è stato nomato così per
ricordare San Nicola di Bari, perché era un santo, era un santo vescovo. Santo, diciamo così, che è venuto dall'Oriente. Allora, si usava questo per ricordare tutti questi santi più importanti, come da noi Sant'Elia. Sì. Sant'Elia profeta, Sant'Elia di Bene, abbiamo sta abbazia dedicata a San Nicola vescovo. Bene. E questa abbazia, per come io ho potuto capire, risale prima del periodo normanno. Sì, senz'altro. È in grado lei di poter definire la data? Io presumo, allora, se noi facciamo un breve escursus, diciamo che questo santo nacque a Melicucca intorno al 1037. No, ci dobbiamo... No. Sì, la data precisa non la possiamo avere, però noi possiamo risalire in qualche modo... La data precisa di quando è stata costruita, io presumo quando sono venuti i monaci maroniti dalla Siria, perché qua è venuta una comunità maronita dalla Siria. Questo ci bisognerebbe fare. In quale periodo? Io direi nel 400-500. Lei sta parlando, diciamo, del periodo di Costantino. Di Nicea, no. Costantino no, all'epoca del concilio di Nicea, perché dopo il concilio di Nicea tutti, diciamo... Siamo 400 anni dopo Cristo, sì. Siamo nel 300 periodo diocleziano, 312. Poi c'è quello di Costantino... 312 Costantino, 312 arriva fino al 350. Ecco, questi monaci che lei dice come li ha definiti? Monaci maroniti. Maroniti sono nel 400. Erano i seguaci di San Marone, che furono scacciati dalla Siria perché erano seguaci di questo santo Marone. E allora, così come tanti monaci sono fuggiti... E lei ha, diciamo, altri elementi per dire come sono arrivati questi... Sono arrivati perché erano scacciati, erano perseguitati in Siria. Quindi usavano delle barche e quindi saranno approdati qui sul Mar Ionio. Sul Mar Ionio, perché ci troviamo in questo territorio del Golfo di Squillace, dell'antica Squillace, e quindi... C'era una navigazione particolare, perché così un periodo del 400, dopo Cristo. Sì. Quindi questi monaci sono approdati e sono stati loro, secondo voi, a costruire questa abbazia. Che poi in sostanza non abbiamo una piantina nel merito. No. Però ho saputo che lei si è dedicato a fare una piantina di questo geometra. No, dell'abbazia no, non ce l'abbiamo, non l'abbiamo fatto mai. Abbiamo fatto una piantina del circondario, sì, con i luoghi che questo santo sono stati attribuiti a questo santo, con luogo come Santa Maria de Placa. Sì, allora professore, cioè noi stiamo cercando di capire questo luogo dove hanno vissuto, stavamo parlando dei monaci, di questi monaci maroniti provenienti dalla Siria. Sì. Quindi sono arrivati in Calabria e hanno realizzato un monumento elevato. Chiamiamola abbazia. E per poter vivere hanno costruito... Dopo questa generazione di monaci, no? C'è un'altra generazione. Sì. Ecco, lei quale conosce? Dopo questa generazione è venuto questo... Noi abbiamo conosciuto i basiliani, che erano detti questi qua basiliani. E quindi siamo in quale periodo? È nel 400-500. Sì, quindi sì. Questi basiliani si sono insediati, e sa da dove provenivano questi monaci pure? Ce l'abbiamo detto. Il basiliano di San Basilio, discendente di San Basilio, è sempre dall'Oriente venivano. Ho capito. Quindi lei dice che la terra calabra, questo golfo di Squillace, era invaso da monaci provenienti dalla... E dall'Oriente. Chiamiamo l'Oriente perché questa comunità... Maronita, adesso si trova... Bene, allora, la domanda, diciamo, un po' ti porta a stuzzicare, no? A stuzzicare, a provocare la persona. Questi monaci hanno avuto una vita di 70-80 anni, voglio dire.
ragionamento in merito a questi monaci che avrebbero costruito questa abbazia che poi è stata dedicata a San Nicola. E si sono insediati in questo posto di Amaroni e hanno vissuto certamente una vita di lavoro, di preghiera e di ascesa. Quindi, infatti, il loro motto era che il sole non cadrà mai sulla vostra ira, cioè il tramonto del sole. Al tramonto del sole ognuno deve lasciare le proprie ire, diciamo così, le proprie rabbie devono decadere. Quindi demonici che vivevano la parola. E dice, il forestiero si è accolto con grande ospitalità, sulla, diciamo come, così come altri grandi dell'epoca, come San Bruno, come San Benedetto, come San Francesco. Sì. E noi ci dobbiamo attenere a questo luogo. E lei ha parlato nei suoi libri di questi monaci? Sì, ci ho parlato. Sì, e cosa in sostanza lei ha detto? Ho detto che sono venuti dal Libano, sono vissuti in Amaroni e anzi hanno dato il nome pure ad Amaroni, perché questi maroniti, se noi andiamo a decifrare bene il nome Amaroni, ma una fazione erano i Maroniti, seguaci di San Marone, che erano ubicati, avevano, diciamo così, le loro abitazioni, le loro celle, come le volevamo chiamare, nella zona che noi abbiamo identificato con la Basilica di San Nicola dei Maioli, e l'altra era all'altra parte, dove a Maiorezzo. Quindi noi, poi, dalla fusione di queste due fazioni, Maroniti e di quelli che abitavano a Maiorezzo, ne abbiamo Amaroni. Perfetto, allora abbiamo spiegato l'etimologia e l'attribuzione al nome di Amaroni. Sì, sì. Allora io continuo con questa domanda, diciamo insistente, no? Dei monaci che si sono allocati in questo posto. A questi quali altri monaci si sono succeduti? Non sapevo. Monaci che venivano dall'Oriente e monaci basiliani. E poi, dopo i basiliani, con la venuta dei Normanni, hanno spodestato i basiliani e sono insediati i monaci latini. Latini, ecco, latini, sì. Quindi hanno vissuto dei monaci cristiani. Sì, cristiani, sì, esatto. Infatti, San Luca ha fatto dei miracoli ed era in mezzo alle guerre tra diciamo monaci dell'Oriente e monaci cristiani, perché erano i Normanni, volevano, il Papa voleva spodestare il rito ortodosso con il rito latino. Quindi San Luca si è trovato in mezzo e anzi lui ha fatto dei miracoli che si chiama il miracolo degli azimi, cioè voleva fare, lo hanno bruciato in un capanno, però per intercessione di Cristo, quello che è, lui non si è bruciato, diciamo. E si è trovato in mezzo alle guerre tra latini e ortodossi. Sì, un luogo che è stato frequentato da questi frati, da questi monaci. Cioè quello che noi abbiamo vissuto stamattina, in qualche modo sentivamo una presenza. Si sente, lo spirito si sente, sì. Uno che sente. Poi il professore Lorenzo Satanassi, lui da bambino andava spesso a giocare e lui proprio di questo parlava, che tutt'oggi sentiva un'elevazione, un'elevazione al cielo, quindi avranno lasciato un'impronta indelebile. Qual è questa impronta indelebile? Te dico io, cioè Amaroni è un paesino ospitale al 100%. Io ci ho vissuto 20 anni, ho insegnato per 20 anni là e la popolazione di Amaroni è diversa dagli altri paesi, perché accoglie il forestiero proprio come dettavano gli insegnamenti di San Luca. Sì, abbiamo definito st'altare
della Madonna della Pietà, il monumento già di per c'è se stesso adesso, che risale sì. in qualche modo al 400, 500, Io come dico 400, non dico 400. 400. E sembra sia una segnaletica. Cioè, il forestiero aveva un punto di riferimento per arrivare a questa abbazia, a questo luogo di... No, questa qua si trovava in una, questa l'edicola della Pietà di cui parli tu, si trovava in una cella del monastero, almeno così abbiamo letto. Si trovava in una cella, non era fuori dall'intemperie. Ci sono stati monaci che hanno voluto scrivere e hanno studiato un po' il periodo. Lei ha avuto del materiale da parte di questi scrittori manuensi, monaci manuensi, Allora, e lei io ha tratto, diciamo, una conoscenza storica, e Allora, quindi. non sono monaci, guarda, io ti posso dire questo, che io ho letto il manoscritto che ha lasciato, scritto in un greco, diciamo così, poco intelligibile, che ha lasciato un mono che ha scritto sulla vita di San Luca. E se noi seguiamo questa scia, lo ha lasciato detto, ha lasciato i nomi di alcune località che nessuno studioso è riuscito a trovare, perché non erano vissuti in Amarna, certamente. Quali? Ma erano studiosi, non erano monaci questi qua. Allora c'è questo monaco amanuense che ha lasciato scritto sulla vita di San Luca, ha lasciato dove è morto e ha lasciato i nomi di alcune località. Hanno scritto alcuni studiosi, lo Schirò e il Parisi. Allora, uno diceva che questo San Luca era vissuto maggiormente a Isola Caprizzuto, dove era stato monaco, dove era stato vescovo, e l'altro diceva no, diceva, a Reggio Calabria. Allora poi sono arrivato io, vedendo tante cose, ho detto no, questo è stato vissuto in Amarna. Perché? Perché attraverso diciamo, gli scritti che ha lasciato questo monaco, che ha scritto dopo 20 anni della morte di San Luca, abbiamo trovato delle località. Quali? Per esempio Fiurella, che si trova vicino a San Luca. C'è un ristorante San Luca, Fiurella, località Fiurella. E l'altro era il monastero di Placa, dove San Luca aveva fatto un altro miracolo a un monaco che è distante 3 km dal nostro monastero, dalla nostra abbazia. E io ho individuato anche questa località, e c'è ancora la località Placa. Se noi studiamo questa parola, Placa, Plata, Placa, non è altro che zona, significa una zona paludosa, e questa zona più sotto, ai 3 km, oggi si chiama Prato, Pratora, che non significa altro che zona pianeggiante o Placa, Placa. Ecco, questo è tutto. Bene, e E quindi. c'è ancora, ci sono, ti chiedo scusa, ci sono ancora i resti. Fino all'altro anno c'erano dei resti in pietra proprio in questa zona, dove io nella mia fanciullezza, ho trovato dei teschi a cui gli anziani dicevano sono teschi di monaci. Certamente, Non ci possiamo sbagliare certamente. Diciamo che la cronaca che stiamo leggendo oggi riporta proprio quanto lei sta dicendo, no? Quindi lei sta dando testimonianza di aver visto veramente a questo. Sì, dei teschi, dei tranquillo. resti Tranquillo, umani, e sì. dove li attribuisce a questi uomini che hanno vissuto da monaci. E questo luogo dista 3 km dall'abbazia di San Nicola del Maggiore. Sì, quindi seguendo diciamo questa strada che un po' dovrà essere lineare, perché l'ascoltatore deve capire che non per niente uno non è che si alza la mattina e dette e dice. Ma è frutto di uno studio che è stato fatto, che lei ha pure fatto e che tanti altri ancora stanno facendo e altri ne faranno, voglio dire. Un luogo che merita essere conosciuto per come veramente si presenta. Secondo voi, professore, c'è stata la mano di un altro uomo che ha deturpato questa costruzione,
ci possono essere stati, cioè la distruzione, voglio dire, è dovuta a che cosa? Al terremoto del 1783? Può darsi. Stato qualche bombardamento? Guarda, allora io vi posso dire questo, che all'epoca, non all'epoca, diciamo quando durante la mia fanciullezza, molte persone andavano, si recavano con i muli a questa abbazia per raccogliere pietrame da questa abbazia e li portavano nei vari fondi ai contadini per poter costruire le loro casette coloniche, diciamo. E di questo io sono testimone vivente ancora ed posso dare con certezza che molte pietre, molto pietrame di questa abbazia sono state portate nei diversi luoghi dove i contadini costruivano queste per ripararsi e li portavano da questa abbazia. Quindi è stata smontata? È stata smontata. Come si spiega il fatto che adesso ci stanno queste mura? Non hanno smontato tutto, qualcosa è rimasto. Ma secondo voi, se interverrà la soprintendenza, potrà trovare altro materiale? Non lo so, io penso di sì, perché io, se mi dovesse qualcuno chiamare, li porterò alla Santa Maria di Placa, che dista 3 chilometri, e sanno, loro vedranno quello che alla Fiorella, cioè porterò questo scritto di questo monaco monovese e dovremmo dare certezza, certamente la sovrintendenza darà certezza meglio di me di quello che ho detto io. Qual è stata la cosa che l'ha spinto a studiare questi luoghi? Allora, l'ho detto prima che per 20 anni ho fatto il professore là e volevo lasciare agli alunni amaronesi qualcosa di mio. Volevo dare ad Amaroni una certa dignità, diciamo. Perché? Perché dovrei parlare delle mie fanciulli quando facevo studi ad Catanzaro e allora sia Marmi per esempio sia che Valle Fiorita eravamo gli studenti di Marmi e Valle Fiorita eravamo per dire derisi dai ragazzi di Squillaci, perché Squillaci aveva una storia non indifferente e si conosceva, mentre a Marmi e Valle Fiorita non conoscevano niente, per cui io sono arrivato al punto di dire che a Marmi è stata più antica di Squillaci, diciamo, appunto perché, qua dovrei pure fare una piccola digressione, perché prima di questi monaci maroniti, qua da Marmi ci sono stati, come dicevo, a Maiorizzone, gli Enotri. E gli Enotri, noi abbiamo testimonianze proprio certe, che nella vallata della Ferrera, del fiume per antonomasia di Amaro, di Girifalco e non tanto di Borgia, noi abbiamo trovato dei resti ceramici non indifferenti e non ci possiamo sbagliare qua, anzi io le potrei dire qualcosa di più, perché sono venuti degli studiosi con me, hanno voluto vedere quello che ho detto io, quello che è, tante cose, e alcuni mi hanno detto, dice, no, questi resti di cui tu ci mostri, alcuni sono degli Enotri, ed è vero, ma altri sono prima degli Enotri, addirittura prima della civiltà del fuoco, perché questi resti ceramici, alcuni sono bruni, diciamo, altri sono proprio, alcuni sono cotti, altri sono cotti al sole, quindi cotti al sole significa che avevano una civiltà prima della civiltà del fuoco. Allora io mi permetto di fare la domanda a lei nei miei riguardi. Chi è Gerardo? Gerardo è una donna, è una persona a cui voler bene, perché è una persona che è presente moralmente e umanamente agli altri. Punto. Questo è Gerardo. È presente moralmente e umanamente accanto agli altri. Quindi è un uomo completo. Chi è presente va stimato, no? Gli assenti non sono da stimare. Cioè, lei ha messo in focus un termine, è un uomo di... Concreto. No, perché io in sostanza... Sta registrando. Faccio questa domanda
non a me stesso, ma a lei. E in, lei in sostanza riesce a definire le persone. Eh sì, è normale che riesca a definirle, no? Se ti chiedono chi è il Papa, deve dire chi è il Papa, no? E secondo lei chi è il Papa? Il Papa è il vicario di Gesù Cristo, punto. Nessun'altra definizione. Quindi lei non è in grado di giustificare se stesso? No, sarebbe presuntuoso. Chi dice alla gente chi io sia? E Gesù dice, ma chi siete? Tu sei il figlio del Dio vivente. Gesù risponde, non da te queste parole ti sono rivelate. È grandioso, eh? È un messaggio d'amore, secondo me, verso noi uomini che abbiamo a che fare con la realtà nostra che è fragile, no? Chi dite che io sia? Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente.